Festeggiati i 55 anni dalla fondazione della gloriosa società calcistica Toronto Italia. È stata una grande festa del calcio che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra ex giocatori, allenatori, manager, sostenitori e tifosi della Toronto Italia e del calcio locale, convenuti alla Terrace Banquet Hall di Vaughan per festeggiare e ricordare gli anni d'oro del calcio. Master of Ceremony della serata all'insegna del calcio, Alf De Blasis di Telelatino. Abbiamo onorato molte persone che sono stati affiliati, associati con questa grande società, e abbiamo raccontato un po' la storia della crescita, dello sviluppo di questa grande organizzazione, e sicuramente abbiamo avuto la fortuna di avere con noi un grande campione come Roberto Beteca, che ovviamente è stato molto vicino alla nostra comunità nel periodo che ha trascorso qui a Toronto, nel fila dei Toronto Blizzard. È stato ricordato il grande presidente della Toronto Italia, Gina Ventresca, che ha dato un grande contributo allo sviluppo del calcio a Toronto. Il riconoscimento in memoria è stato consegnato al nipote Franco Ventresca. Gino Ventresca era un grande personaggio nel mondo del calcio per la comunità italiana negli anni 60, negli anni 70, portando dei grandi giocatori tipo Altafini qui in Canada, la nazionale militare italiana, con grandi giocatori come Causio. Quindi ha dato molto onore al nome Italia e alla comunità italiana, portando un calcio di alto livello, calcio con squadre locali, giocatori locali che hanno potuto competere con squadre venute dall'Europa e far gran bella figura e dare onore al nome Italia. Ospite d'onore all'evento Roberto Beteca, il quale ha detto che venire a Toronto per lui è stata la migliore decisione della sua vita. Because after my job, so now, I can say to myself that my family was much better than what I was doing. Nicola Sparano, capo redattore sportivo del Corriere Canadese, ha detto che il calcio è stato il collante che ha unito la comunità italiana. La comunità italiana è cominciata a raggiungere il livello in cui è adesso, dai mondiali dal 1982. Quella vittoria ci ha uniti come nazione, come popolo. Siamo stati orgogliosi di aver vinto, siamo stati i migliori, il numero uno, e da allora questo calcio è esploso. Come si ricordava, negli anni 70 c'era soltanto un programma Panorama di Emilio Masci che faceva vedere qualche partita. Adesso qualsiasi canale, a qualsiasi ora del giorno trovi il calcio, e questo è per noi italiani, è stato per noi italiani. Molti giocatori si sono distinti militando nella Toronto Italia. Quelli che si sono distinti in modo brillante sono Iarushi, Marcantonio, D'Agostino, Paul Stalteri, che hanno raggiunto un certo livello, un livello di eccellenza nel calcio. Iarushi e Marcantonio nella NSL hanno giocato fino anche con Cruyff, con Pelé e gli altri. Stalteri ha vinto un campionato in Germania, ha giocato anche contro l'Inter. L'incontro ha suscitato molte emozioni tra gli ex giocatori, allenatori e tifosi, molti dei quali si sono rivisti e riabbracciati dopo tanti anni. Questo è uno di quelli serate che mi tocca il cuore, perché ho vissuto con questa gente tutti gli anni della mia fanciullezza. Ho rivisto amici della gioventù quando su St. Clair le squadre del Celano, del Sora, del San Fili riuscivano a far divertire la comunità italiana, allora fresca, allora giovane, che veniva a vedere le partite solo per passare del tempo, per stare insieme, per divertirsi. Allora, rivedere tutti quei ragazzi che hanno giocato con il Celano, con la Sora, con la Silana, con queste squadre, mi ha fatto tanto, tanto, tanto piacere.
Gli organizzatori sperano di poter ripetere la festa del calcio almeno ogni 5 anni e pensano già al prossimo incontro.